Questa deve essere la statua del profeta immortale. E questo raffigura l'esodo della sua gente dai deserti della Siria. Si stabilirono in una valle nascosta e costruirono una grande città. Kitesh. Per proteggere l'intera città e i suoi abitanti, il profeta formò un esercito di guerrieri. Ma questo cosa dovrebbe raffigurare? Non gli stanno offrendo la sorgente divina. È qualcos'altro, qualcos'altro, ma cosa? E i suoi guerrieri forgiarono per lui un atlante, affinché il profeta potesse orientarsi nella città e i suoi segreti. Una mappa della città che potrebbe indicare la via per la sorgente divina.